Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questa sacrestia antica che raccoglie e racconta a tutti noi tante storie, storie in particolare di uomini qui, perché Padre Pio, come ben sappiamo, qui confessava a questi angoli. Ecco, vediamo questo angolo, questo inginocchiatoio che in un primo tempo era posizionato su quest'altro lato e poi venne posizionato qui. Qui confessava agli uomini, c'era una tenda che chiudeva, e chissà quante storie e quanti racconti, come ad esempio la storia che vuole raccontarci, ma che è accaduta solo nel 2008, Andrea. Andrea era un ragazzo di 18 anni nel 2008, faceva il quinto liceo e sogna Padre Pio. Era un ragazzo felice, spensierato, nonostante avesse perduto il papà a 13 anni. E scrive: la mia vita proseguiva discretamente bene, però quella notte ricordo che sognai di camminare in un sentiero scuro, tetro, dove vi era una casa fatiscente e abbandonata. Sul tetto della stessa sostava un gufo che mi osservava minaccioso dritto negli occhi. Inutile negare che morivo di paura, ma sul medesimo sentiero che percorrevo terrorizzato, ad un certo punto appare un frate, ecco, Padre Pio. Premetto di non aver mai frequentato la Chiesa Cattolica perché, e né tantomeno ricevuto i sacramenti, perché sono nato e cresciuto in una famiglia atea, quindi neppure sapevo chi fosse questo Padre Pio, tanto che da essere quasi sospettoso nei suoi confronti. A quel punto nel sogno Padre Pio gli inizia a parlare con una voce pacata: Andrea, tu attraverserai un periodo molto difficile della tua vita, ma devi resistere, non devi mollare. A quel punto il sogno termina, ci racconta Andrea in questa mail. La mattina seguente, come anche nei giorni a seguire, non diedi molto peso a quelle parole, ma comunque stavo bene, non avevo tanti problemi e grossi problemi. Pensai tra me che molto probabilmente tutto quello che avevo sognato non fosse altro che un frutto di qualcosa di inconscio. Dopo qualche mese però comincia ad avere situazioni, a vivere situazioni strane. Innanzitutto una febbre insolita, 40 gradi, notte e giorno, delirava di continuo, momenti di panico, di grande sofferenza, un vero e proprio calvario. Dopo settimane da quella febbre paralizzante che nel frattempo lo aveva lasciato, scivolò in una vera e propria spirale di depressione e di ossessione diabolica. Non sto qua a dire quello che ho provato, ma sicuramente erano delle situazioni e anche visioni che non auguro a nessuno. E l'unica strada che ritenevo opportuna intraprendere era quella del suicidio. Il suicidio per me sembrava l'unica salvezza, l'unica via d'uscita, una forza malefica interiore mi invitava a commetterlo. La disperazione prese il sopravvento, camminavo per strada da solo, piangevo, non andavo a scuola, mi isolai da tutti i miei amici che mi consideravano un malato di mente, tutti mi deridevano. Nessun medico capiva nulla delle mie afflizioni, ho girato psichiatri, psicologi senza ottenere esiti positivi. Nel frattempo non ricordo neppure di avere ricevuto in sogno quelle parole di Padre Pio, quelle parole rassicuranti che mi avevano quasi avvisato. Allora ricordai quel sogno, capii che quello era stato un vero e proprio avvertimento. Mi feci animo, forza, dovevo vincere quel male oscuro, resistetti, andai in chiesa, mi confessai. Dopo diverse invocazioni la conversione pian piano è arrivata e pian piano cominciavo a intravedere quella via d'uscita. A distanza di un anno un altro sogno, è di qui che Padre Pio, attorniato da una grande folla oceanica, quasi direi, che lo acclamava, volevo dirgli grazie per questo momento, ma nulla, non mi ascoltava, c'era troppa gente. Vabbè, dai, troppa confusione, sarà per una prossima volta, pensavo tra me, e quasi mi allontanai, ma appena finì di pronunciare quelle affermazioni, ecco che la folla si apre e Padre Pio che mi guarda con quel sorriso luccicante, un vero e proprio bagliore che veniva dal suo volto. Andrea, ma che fai? Passi dritto senza salutarmi, hai visto? Ora stai bene. Spero che un giorno verrai a trovarmi. E così ho fatto, ha scritto Andrea. Sono venuto qui a San Giovanni Rotondo per salutare Padre Pio, per partecipare alla Santa Messa e ricevere i sacramenti. Concludo dicendo che le battaglie contro il male, seppur in forma più attenuata, di tanto in tanto si presentano e vanno combattute. Non sto qui a dire che la mia vita ora sia rosa e fiori, ma il miracolo vero, quello più grande dell'avvenuta guarigione è avvenuto, ovvero quello di ricondurre un'anima smarrita a Dio.
Questo era il suo compito in terra e anche oltre, compito al quale siamo chiamati tutti noi credenti e nati nuovamente in Cristo per diffondere la speranza celeste a tutte le creature.